Continuiamo con i nostri incipit d'anime. Questa volta analizzeremo i primi tre episodi di Seikai Surukado, in cui un cubo alieno di 2 km atterra sul Giappone e un negoziatore catturato dal cubo si trova a dover mediare tra l'entità aliena, interessata a ficcare il naso nella gestione del paese, e il governo giapponese. La fantascienza di solito mi interessa sempre. Siamo già abituati alle storie in cui qualche entità aliena arriva, senza intenzioni apertamente malevole, e cambia così il corso della storia. Hanno questo ruolo i superni nel romanzo Le guide del tramonto di Clark, in cui gli alieni giungono sulla Terra con le loro navi e impongono all'umanità di terminare qualsiasi conflitto, permettendo così il fiorire di una nuova età dell'oro. E anche gli alieni di Arrival, donando all'umanità la propria lingua, cambiano il corso della storia. Cosa vogliono gli alieni di questo anime? Che impatto avranno sull'umanità? Sarà questo a fare la differenza per dire se la serie è originale, o se è qualcosa invece di già visto a livello divulgativo e fantascientifico. Per ora non possiamo rispondere alle domande, non dopo i primi tre episodi, per cui il giudizio rimane sospeso. Ma sarebbe stato meglio avere di fronte qualcosa di chiaramente originale già dall'inizio. Apparire originali fin dall'inizio è molto importante sia per i fantasy che per la fantascienza. I problemi di quest'opera partono già dall'inizio, a causa della presenza di un episodio zero. L'episodio zero mostra gli avvenimenti subito precedenti all'arrivo del cubo. Il problema è che questi avvenimenti non hanno niente di fantascientifico. L'episodio 0 si può benissimo evitare di guardare, tant'è che ho visto prima l'episodio 1 senza sapere che vi fosse lo 0 e solo dopo ho visto lo 0. Se avessi visto per primo lo 0, che è veramente noioso, probabilmente avrei mollato quell'episodio e non avrei proseguito con la serie. Nell'episodio 0, in teoria, stiamo vedendo quanto è bravo Kojiro a negoziare una soluzione che accontenti il reale obiettivo di entrambe le parti a sufficienza, e non i loro obiettivi dichiarati. Kojiro e Shun vengono inviati a comprare il terreno su cui si trova una fabbrica in declino, per riconvertire la zona seguendo un progetto statale chiuso nei cassetti da qualche decennio. In questo episodio vediamo subito che Kojiro è una brava persona perché si preoccupa della fabbrica e si interessa a quello che sta avvenendo e vuole trovare un modo per salvarla invece di far vendere il terreno. Il problema però è che Kojiro non sta lottando contro nessuna reale opposizione. Il proprietario della fabbrica accetta subito di vendere, ma gli va bene anche provare a sviluppare in fretta e furia una nuova tecnologia di trattamento dei metalli per tornare all'avanguardia e non dover vendere la fabbrica. In pratica fa quel cavolo che vuole che faccia Kojiro. Allo stesso tempo, il capo di Shun e Kojiro non vuole veramente che la fabbrica chiuda per comprare il terreno. Pensa solo di aiutare un amico in difficoltà comprando il terreno, visto che gli affari vanno male e la pensione è vicina. Il proprietario della fabbrica ha addirittura nel suo ufficio una foto di 30 anni prima che lo ritrae assieme al capo di Kojiro. In pratica, se si potesse salvare la fabbrica sarebbero tutti contenti. Kojiro non ha nemmeno problemi a reclutare un barone della fisica all'istante tramite i suoi contatti per aiutare con i calcoli nello sviluppo del nuovo sistema. Va tutto sempre solo liscio, zero conflitto e zero negoziazione. In più gli operai per un mese fanno orari massacranti per aiutare nel progetto e salvare l'azienda. E lo fanno senza fiatare. Non dico che non dovrebbero farlo, che ne so, sono giapponesi, magari da loro funziona diversamente che da noi. Essendo italiano sono abituato all'idea che gli operai, se l'azienda è nei guai, scioperano per supportare l'azienda e si stupiscono se poi fallisce. Ancora peggio è come finisce il tutto. Dopo un mese, al termine ultimo per le trattative, il capo di Kojiro piomba a sorpresa presso la fabbrica e vede di fronte a sé il risultato miracoloso, la nuova tecnologia di placcatura ha funzionato e il test passa di fronte ai suoi occhi. Ora la fabbrica ha una nuova tecnologia innovativa che soddisfa le richieste del gabinetto per l'innovazione strategica, per cui avranno un sacco di lavoro e non c'è motivo che chiudano o che un ente governativo gli compri il terreno. Se il capo di Kojiro arrivava 2 minuti dopo, si perdeva il test. Se il test falliva, magari obbligava la fabbrica a vendere e magari sarebbe bastata qualche altra ora o qualche altro giorno di correzioni per farcela. In pratica siamo alla solita vittoria all'ultimo secondo con l'aggiunta di una coincidenza comoda. Insomma, non va bene. Per come funziona la narrativa non è credibile. La cosa migliore di questo noioso e piatto preambolo è che è tutto con i classici disegni 2D, senza la computer grafica incollata male che alcuni studi da alcuni anni ci propinano, realizzando spesso autentici scempi. Pensate all'ultima versione animata di Berserk. Si prosegue con il cubo che scende dal cielo e l'aereo passeggeri che viene assorbito. L'episodio 1 comincia dove finisce lo 0, ed è così che una storia fortemente basata su elemento fantastico dovrebbe fare,
partire con quello subito o comunque metterlo il prima possibile. L'episodio 1 nell'insieme è buono, conosciamo quanto basta di Kojiro e del suo collega Shun per capire che Kojiro è una brava persona, anche se non ci fornisce particolari motivi per empatizzare. Kojiro appare come il classico tipo un po' distaccato e un po' perfettino. Solo la palese adorazione di Shun ci fa capire che Kojiro merita il nostro tifo e questo non è che sia esattamente il massimo. Però ci accontentiamo. L'episodio 1 a mio parere è rovinato dalla ricercatrice portata lì subito dal professorone di fisica che appariva nell'episodio 0. Il Giappone affida all'istante il comando dei test scientifici sul cubo al professorone e alla sua sottoposta, la dottoressa Shinawa. Un cliché ambulante della ricercatrice fuori di testa che vuole sperimentare qualsiasi cosa purché puzzi di scienza. Fino a questo momento i personaggi erano un po' ingessati, senza approfondimento, ma comunque erano umani, persone vere. Ok, forse Shun era un po' una macchietta del giovane collega dei facili entusiasmi, ma ora ci becchiamo la prima sagoma di cartapesta al 100% vera e propria. Grande. Fantastico. Unica nota positiva in tutto questo è che scienziati e militari lottano contro il cubo nel tentativo di riuscire a scalfirlo o a capire di cosa è fatto. C'è una briciola di conflitto nel tentativo di liberare l'aereo dal cubo in modo che i passeggeri non muoiano di sete o di fame, ma si tratta di un conflitto comunque contro un avversario passivo. E questo non è granché. E ora un altro problema. Il primo episodio termina con il cubo che si apre in cima e ne escono fuori Kojiro e una creatura di forma umana, ovvero l'alieno. L'alieno ci tiene molto a non turbare nessuno e a mettere tutti al loro agio, come scopriremo dopo. Perché sì, il conflitto probabilmente non piace agli autori. All'inizio del secondo episodio sentiamo l'alieno parlare, con una voce che entra direttamente nella testa della gente. Dice di voler unire le volontà, ma non si capisce cosa intenda, se qualcosa come nelle guide del tramonto o se qualcosa in stile Borg o chissà che altro. Vuole rendere il mondo un posto migliore senza conflitti? Vuole assorbire il genere umano? La reale volontà degli alieni e quanto suonerà nuova, come detto all'inizio, sarà fondamentale per giudicare a livello di fantascienza l'opera. E speriamo che sia un'ottima idea perché a livello di narrativa butta veramente male. Anche il secondo episodio manca di conflitto, come lo zero. Sappiamo già dall'inizio che ai 251 passeggeri dell'aereo l'alieno ha già fornito aria, acqua e cibo per tutto il tempo per cui rimarranno all'interno del cubo. Vedere come ci si arriva sapendo già prima che sono tutti in salvo non aiuta a costruire la tensione. L'alieno è veramente troppo gentile e accomodante e il peggio che fa in tutto l'episodio è frugare nel cervello di Kojiro per qualche secondo causandogli dei dolori fortissimi. Ma lo fa solo per poter imparare a comunicare con lui. In più, con ormai 3 episodi visti, abbiamo capito che Kojiro non ha alcun difetto da superare. È perfetto, lodato da tutti, è il miglior negoziatore del Giappone, proprio al posto giusto nel momento giusto, eccetera eccetera. Se uno può farci ottenere qualcosa, è lui. Un personaggio morto, insomma, un qualcosa di già completo, che non ha motivo di evolvere. In 3 episodi non ci viene mai lasciato il sospetto che il suo voler fare tutti contenti sia un problema. Non abbiamo mai nessun momento in cui ci venga suggerito che la sua fissa di non scontentare nessuno può mandare tutto quanto a puttane con gli alieni. È una cosa estremamente noiosa se consideriamo che di solito la diplomazia viene considerata l'arte di lasciare tutti insoddisfatti. Invece lui fa tutti contenti. Alla grande. Noia pura. Manca conflitto, manca un protagonista in grado di evolvere, anche se possiamo sperare che Shun abbia un arco di trasformazione grazie a Kojiro, speranza al momento campata per aria, visto che anche lui non sembra avere difetti reali se non quello di avere una scarsa esperienza di lavoro. Dopo 2 episodi, 3 considerando lo zero, è troppo. Una serie non può essere così lenta a ingranare. Sempre che poi ingrani. Come fantascienza magari sarà pure un buon prodotto, questo ce lo può dire soltanto il futuro. Ma come opera di narrativa che ha lo scopo di intrattenere, ha lo scopo di emozionare e di mostrarci la profondità dell'animo umano nei primi episodi è molto deludente. Questo è un difetto comune alla fantascienza e che l'ha lasciata per molti decenni nel ghetto, visto che senza il giusto soddisfacimento dei requisiti drammaturgici non può bastare il mero fetish fantastico per interessare il grande pubblico. L'Amleto non è grande perché c'è un fantasma che appare all'inizio. Il Macbeth non è grande perché ci sono 3 streghe. Bisognerebbe guardare al di là delle apparenze e vedere che cosa rende grande davvero le opere drammatiche. Questo gli autori di fantasy e fantascienza troppo spesso si rifiutano di farlo per comodità, cioè per non dover imparare a fare bene il loro lavoro. Ma per ora lasciamo stare e torneremo su questi argomenti un'altra volta.
Continuerò a guardare questa serie? Sì, ma solo per curiosità verso l'aspetto fantascientifico e soltanto se non continuerà a essere così noiosa. Altrimenti ho molto di meglio da fare. Per non perdere i prossimi video, ricordati di iscriverti al canale. Se non hai già visto gli altri video dedicati all'analisi degli incipit degli anime, ti consiglio di buttarci un occhio. E se vuoi aiutare questo canale a crescere, per favore metti mi piace e condividi questo video sui social. Grazie per la visione!